2%, ovvero 121, sono i lavoratori che hanno perso la vita durante lo svolgimento della loro attività lavorativa nel settore del commercio. Questo non ci può lasciare indifferenti. Non possiamo continuare ad assistere inermi all'escalation di tragedie, all'incremento del numero degli infortuni e dei casi di malattie professionali. Sono sicuramente una fonte preziosa che ci permette di conoscere lo stato della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi delle lavoratrici e dei lavoratori che ci operano. Ed è da qui che riparte il nostro rinnovato impegno con l'avvio della campagna della WILTUX per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 100% sicuri. Che nei luoghi di lavoro dove è presente il sindacato gli ambienti di lavoro sono più sicuri e si riducono gli infortuni. Vede che i rischi negli ambienti di lavoro sono tanti, ma soprattutto di diversa natura. Definendo ruoli e funzioni, perché senza la definizione di ruoli e funzioni nessuno sa che cosa deve fare. Si inizia a parlare di sicurezza già dalle scuole medie, in modo tale che il bambino che frequenta la scuola sappia cosa significa il tema sicurezza. Rappresentare le lavoratrici e i lavoratori dal punto di vista della sicurezza sul lavoro vuol dire anche ricevere una telefonata con la quale ti viene comunicato che il tuo collega è in sala operatoria. Parte delle imprese è abituata a ragionare ancora oggi alla salute e sicurezza come una serie di adempimenti. La domanda che fanno è: che cosa devo fare? In realtà il testo unico non ci dice quali sono gli adempimenti, ma in realtà ci indica dei metodi. E il primo metodo che ci indica è la valutazione dei rischi. L'articolo 41 della Costituzione dice che la salute e la sicurezza sul lavoro, poi anche l'ambiente e, come abbiamo visto, la dignità e la libertà, devono essere parte dell'impresa. Noi non siamo in grado, le scuole non sono in grado di controllare, non hanno un sito dove poter controllare se quell'azienda ha avuto o meno ispezioni e il risultato di quelle ispezioni. Quindi noi abbiamo il rischio che anche in lavorazioni molto particolari, come può essere una fabbrica metalmeccanica, ma insomma è pericolosa anche la logistica, noi mandiamo le nostre ragazze e ragazzi in luoghi dove speriamo me la cavo. Persone che ruotano nel mondo della salute e della sicurezza a remare dalla stessa parte, che vuol dire anche medici di base.